Benvenuti a Death Mobility Radio. La 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 la. Eccoci, bentornati su Death Mobility Radio. Facciamo la puntata di gennaio. Quante novità abbiamo avuto nel 2018. Il 2019 è già partito alla grande perché la mobilità elettrica ha il suo anno di espansione, incredibile espansione. Cosa parliamo oggi? E cosa parliamo in Death Mobility Radio? Parliamo del marketing legato ai veicoli elettrici, perché il marketing dei veicoli elettrici è fondamentale ed è un cambio di paradigma totale. Abbiamo fatto un bell'articolo che vi linkeremo, quindi nei nostri social seguiteci, perché vi manderemo tutte quelle che sono i link e le immagini che potete vedere, le curiosità di cui parleremo oggi. E oggi parleremo con un amico importantissimo, perché ci ha aperto un mondo strainteressante legato al referral. Ma cos'è sta parola? La scopriremo con lui. Il nostro amico si chiama Max Pinelli, l'abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Max. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Death Mobility Radio. Ciao Max, bene, ma sai, ho già dato un termine importantissimo di cui parleremo e che tu ci svelerai. I nostri pezzi, i nostri articoli, abbiamo parlato un pochettino di quello che è il marketing legato ai veicoli elettrici, importantissimo. Innanzitutto tu sei un owners, quindi tu hai un veicolo elettrico, è per questo che ci allacciamo al discorso del marketing. Che veicolo hai? Ho una Tesla Model S 100D del 2017. Di che colore è? Red multicoat, quindi wow. Rosso, con i cerchi turbine da 21. Ecco, che come sappiamo il cerchio è importantissimo, sta all'interno dell'immagine, anche lui fa marketing. Esatto. Bene, come l'hai chiamata? Il nome l'ha scelto mia figlia, si chiama Macchina Rossa. Macchina Rossa, quindi come l'ha vista ha detto questa è la Macchina Rossa? Sì, aveva 3 anni all'epoca, quindi... Ah, benissimo. Il discorso del cerchio è interessante perché effettivamente l'efficienza è un po' più bassa, ma la macchina diventa bella e diventa un biglietto da visita, giusto? Assolutamente sì. Quindi la macchina allestita così, bella, d'impatto, con questo bollo rosso, di questo fulmine rosso, per te è anche un bello strumento di lavoro, nel senso che ti caratterizza oltretutto la tua scelta familiare, giusto? Comunque verso l'energia rinnovabile, verso la sostenibilità. Ho ristrutturato casa a partire dal 2010 già con l'idea di avere una casa completamente diciamo ecosostenibile, sì? Nonostante sia insomma, di dimensioni importanti, però fin dall'inizio ho avuto l'idea di appunto di abbandonare completamente il gas, sì. E quindi ho esclusivamente una pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento, sì. Raffrescamento a pavimento, fornelli a induzione, e ho cercato di mettere l'impianto fotovoltaico con la potenza di picco maggiore, insomma consentita dalle dimensioni delle falde dei miei tetti. L'ho messo dappertutto, certo, casa, fantastico. Gas. Abbandonando il gas. Ho tappezzato tutto, esatto. Via gas, via tutto, e quindi sei uno zero emission. Quindi io sento questo tuo entusiasmo nei confronti del veicolo e ovviamente mi viene da dire, ovviamente tu quando sei in giro sei il primo testimone di questo cambiamento, sei un esempio, giusto? Incontrerai un sacco di persone anche con il tuo lavoro. La macchina si presenta da sola, è come si dice una head turner, la gente si gira per guardarla, sì? E legge sempre il labiale guardandoli specchio. Ormai sai le parole più diffuse. Eccola, è una Tesla. Tesla. Questa è elettrica, fantastico. E poi c'è dietro, è una Tesla, Elon Musk. E ovviamente qualcuno ti si avvicina e vorrà informazioni, ma tu in questi anni quanti ne hai incontrati che vogliono informazioni sulla tua auto elettrica, sulla tua Tesla? E cosa dici loro? La prima domanda dei meno informati è: ma ha anche un motore a benzina, un motore a gasolio? No. La paura. Tesla produce esclusivamente veicoli elettrici. La seconda domanda è: ma quanti chilometri fai? Sì. E quindi ormai, ecco. E poi quando la vogliono, quando trovi quello interessato che la vuole comprare, spiegaci questa cosa, perché anche lì Tesla ha fatto un'operazione di marketing stra interessante che utilizza l'entusiasmo
l'entusiasmo dei suoi clienti e poi utilizza quella che è l'esperienza, perché un cliente che non si trova bene parla male di sia di un veicolo che di un qualsiasi prodotto. Ecco, invece in Tesla come funziona quando c'è qualcuno che vuole comprare l'auto? L'owners in quel caso che cosa diventa? Tutti sono portavoce di Tesla. Dal momento in cui acquistano una Tesla, automaticamente partecipano al Tesla Referral Program. Mi viene assegnato un codice univoco. Referral Program. Diciamo, nel momento in cui appunto si trova una persona interessata a scoprire il mondo Tesla, la vuole provare, insomma, hai un piccolo incentivo, un piccolo o grande incentivo, dipende ecco dal punto di vista, per ad esempio fare un test drive a queste persone che sono interessate all'acquisto, insomma. Ed effettivamente nell'arco di questo anno e mezzo ne ho fatti fare veramente parecchi. Anche a persone che comunque giustamente mi dicevano non me la posso permettere, io comunque ho avuto il piacere, insomma, però si avvicina, certo. Esatto. E anche perché magari quelle persone non possono permettersi una S o una X, ma possono permettersi questa grandissima novità che sta per invadere l'Europa, la Model 3. Assolutamente sì, ma infatti la cosa bella appunto è che inizialmente la Model 3 non partecipava al referral program, quindi diciamo partecipavano solo le Model S e le Model X, poi di punto in bianco è stata inserita anche lei. Esatto, ad agosto 2018. Fantastico. È stata inserita anche la Model 3. Però questo gioco finisce, quindi, giusto Max? Purtroppo, anche forse grazie al successo enorme della Model 3, il referral program anticipatamente, anziché chiudere o essere rinnovato l'11 marzo, chiuderà definitivamente il 1 febbraio 2019. Quindi bisogna correre perché sono in tanti anche i nostri ascoltatori che sono lì per prenotarla, ma chissà la prendo, non la prendo, signori, sta arrivando, sta per invadere le strade anche dell'Italia, dunque se siete indecisi, Max, come funziona per questi ultimi giorni? Allora, infatti ho scoperto veramente che tantissime persone che si sono magari affacciate da poco sul mondo Tesla non sanno dei vantaggi che possono avere partecipando appunto a Referral Program, quindi semplicemente in questo momento, utilizzando un codice Referral, ordinando una Model 3, vengono regalati 9 mesi a kilowatt illimitati di ricariche presso la rete supercharger di Tesla. Stra importantissimo, Max, perché si paga ormai il kilowattora ed è anche aumentato il prezzo, giusto? La notizia di oggi, fortunatamente, grazie, visto che Tesla è incredibile rispetto alle altre brand, insomma, automobilistici, ascolta tantissimo i customer e hanno fatto marcia indietro e hanno riportato i prezzi, ragazzi, quelli precedenti. Vedete che noi vi diamo sempre novità. Fantastico, grandissimo Max, che ci dà informazioni stra importanti che noi mandiamo subito in radio, perché oggi andiamo su Spotify, ragazzi, come ci ascoltate sempre, e questa è una grande novità. Il prezzo fortunatamente è stato calmierato, Tesla ascolta sempre i suoi owners e gli owners ovviamente, quindi potrebbe essere, Max, che venga esteso. Tu come la pensi? Andrà avanti questo bel programma che aiuta a vendere auto? Esteso no, questo ne sono certo. Okay. Quindi ci sarà uno stop, però non è detto, e questo, cioè, come testimone la marcia indietro che hanno fatto oggi sul prezzo, no? Erano 25 centesimi, sono stati alzati a 33 per kilowattora e dovrebbero essere tornati a 25. Devo ancora verificare la pagina di Tesla, ho letto solo l'articolo di Electrico. Magari vi metteremo lì. Ne hanno fatte tante, Tesla, probabilmente anche guidate dall'andamento di mercato, dalle vendite, eccetera, eccetera. Chiaro. Quindi non è detto che in un futuro, con magari un regolamento rivisto e corretto per ridurre comunque i costi che stava cominciando a sostenere, insomma, possa ripartire. Ok, bene, bene. Poi tutte le tue informazioni le condenseremo, oltre che in un articolo, in tutte le nostre pagine social, in modo che chiunque fosse interessato le andrà a trovare. Quindi potrebbe essere, ovviamente, ma la realtà oggi, quello che sappiamo per certo, è che il 1 febbraio, giusto Max? Si ferma il programma, quindi se siete indecisi e volete andare a comprare un'auto, correte, perché è importante, e seguite quelle che possono essere le nostre indicazioni che vi daremo insieme a Max per farlo nella maniera corretta e avere questi mesi gratis di supercharger, importantissimo per muoversi in Italia, dove siamo pieni. Sì. Aggiungo una cosa anche, che chi scoprisse adesso, grazie, diciamo, al nostro podcast, la possibilità, insomma, di accedere alle ricariche gratuite per 9 mesi, anche se avesse già configurato la Model 3, è ancora possibile
attivarle associando un referral code, Fantastico. inviando una mail che, come magari, insomma, come vi Ci saranno le spiegheremo istruzioni, i dettagli esatto. nel link, esatto. Potrete farlo. Bene, vedete che c'è sempre una possibilità di rientrare in questo programma. So che c'è qualche indeciso, quindi correte a poterlo fare perché è stra importante. Grazie, Max, su questo fronte qui. E poi volevo chiederti un'altra cosa, quindi un'altra bella parola legata al marketing e alle vendite, e legata ovviamente a Tesla. Ma che cos'è l'inventory? Semplicemente una bella parola per descrivere i veicoli semestrali o showroom o chilometri zero che godono anch'essi, della cioè partecipano anch'essi al referral program ed è l'unico esclusivo modo per poter comprare una Tesla nuova scontata, perché Tesla Ah, sconti ecco. non ne fa. No, no, questo è assolutamente certo. Tesla sconti non ne fa, ha la stessa filosofia di Apple, però ci sono le auto che magari sono state utilizzate come in showroom piuttosto che dai rappresentanti Tesla che hanno, non so, 6, 7, 8 mila chilometri più o meno, e quindi hanno dei buoni sconti, giusto, Max? Esatto, veicoli che possono avere anche, diciamo, sono nuovi, magari meno di 50 km, o come nel mio caso, la mia Model S aveva 10.000 km, Sì? fino a 148.000 euro, l'ho pagata 108. Wow, questo è Quindi ne interessante, vale vedi? veramente la pena. E, allora, partecipano i veicoli che trovate direttamente nel sito Sì? tesla.com sotto appunto Daremo l'inventory tutti i e link, sopra la ovviamente. ricerca. Ma non solo, partecipano anche alcuni veicoli al di sotto dei 50 km, ad esempio, situati attualmente in Olanda. Quindi Ho capito. alcune di quelle macchine vengono chiamate cross country e quindi sono autorizzate a essere trasportate Ah, internamente da ecco. Tesla a Tesla Sì? prima di essere vendute e matricolate per la prima volta appunto al cliente finale. Vengono sempre considerate nuove Sì? e hanno sempre la stessa identica garanzia di un veicolo nuovo. Ah, questo è interessantissimo, Max, e ci permette anche, ci possiamo permettere di sforare anche di 1 o 2 minuti per parlarne. Bisognerebbe cercare in tutti i siti Tesla europei, ad esempio su Certo. tesla.com, Cambiando premendo la. nella parte in fondo la bandierina Perfetto, bravo. Nederland olandese e Bravo. cercare lì. Oppure vi posso lasciare un link di un carissimo amico, Lasse Edvardsen, un amico norvegese Ah. che è da anni che praticamente riesce in un unico motore di Le ricerca seleziona, a ha fatto un motore di ricerca. Elencare tutti, esatto, elencare tutti i veicoli e inventori disponibili negli Stati Uniti, in Spagna, in Belgio, in Lussemburgo, in Olanda, insomma dappertutto. E ecco, purtroppo però non tutte le i veicoli sono abilitati al cross country. Il mio consiglio Perfetto. è cercare i veicoli secondo le vostre Specifiche, esigenze, certo. creare un elenco dei numeri di telaio e recarvi presso il Tesla Store di riferimento, che sia a Milano, che sia a Padova, o telefonicamente chiedere se tra questi veicoli elencati, tra questi numeri di telaio, ce n'è qualcuno abilitato al cross country. Ovviamente, se tra i veicoli direttamente disponibili sul Tesla, su tesla.com Italia, insomma, se non c'è Sì. niente insomma, che vi aggrada, ecco. Chiaro, chiaro. Ah, bene, Max, ci hai dato una marea di informazioni interessantissime che adesso riassumeremo e metteremo tutti i link importantissimi. Ci hai dato anche una bella notizia. Quindi adesso tu sai che sei diventato il nostro punto di riferimento su questa attività che permette di far passare la parola tra gli owners e i prospect, cioè quelle persone che si avvicinano all'auto. Correte a Esatto. configurare la vostra auto. Avete anche questa ultima Forse interessante. l'avete già configurata, Esatto, ricordatevi. esatto. Avete anche questa informazione importante, quindi delle cross country che Max ci ha dato. E dunque salutiamo Max, ringraziandolo tantissimo del tuo Ragazzi, buona supporto. giornata. E ci vediamo online con la prossima puntata di That's Mobility Radio. Ciao a tutti! Ciao a tutti. La 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 la.